quest'anno con Campeggi presentiamo Brando, che effettivamente è la mia prima collaborazione con l'azienda, ed è l'interpretazione in chiave contemporanea del lettino da campo a fisarmonica. È un oggetto pieghevole e richiudibile, infatti una volta chiuso l'oggetto diventa una comoda panca imbottita su cui sedersi, da aperto è un comodo letto singolo su cui far dormire un ospite. Per la scelta dei materiali ho fatto riferimento il più possibile ad utilizzare dei materiali naturali, quindi il legno rimane naturale e il tessuto è l'unico elemento che dà colore all'oggetto. E in questo caso abbiamo selezionato queste due tinte che sono molto tenue, quindi il blu notte e questo verde menta, che permettono all'oggetto di rimanere anche un po' un classico nel tempo. Da designer mi interessa molto analizzare il mondo contemporaneo, l'ambiente domestico e mi rendo conto che effettivamente nell'ultimo periodo e sempre di più in futuro le case diventano sempre più piccole e sempre più versatili. Gli ambienti sono multitasking e quindi anche i mobili effettivamente devono rispondere a questa necessità. E infatti dal 2019 ho iniziato la mia ricerca sul mobile multifunzionale che inizialmente l'output andava più su delle piccole edizioni, degli oggetti appunto in edizione limitata e oggi con Campeggi abbiamo la prima collaborazione dove la multifunzione diventa appunto oggetto più in chiave industriale e quindi diciamo che Brando è un po' il coronamento di questa mia ricerca sul mobile multifunzionale che in questo caso per la prima volta è un mobile multifunzionale imbottito. Allora, devo dire che da quando sono arrivato a Milano nel 2012, quindi da studente, già iniziato da subito a frequentare il Salone del Mobile, tutti gli anni era un appuntamento fisso dove non potevo mancare e effettivamente mi è servito ad approfondire la mia ricerca, ad approfondire le novità e sempre di più tenermi aggiornato su quello che succedeva a livello contemporaneo nel mondo del progetto, del design. Sicuramente quest'anno per me è un momento molto importante perché è la prima volta che presento il mio primo oggetto in collaborazione con un'azienda e spero sia un bel trampolino di lancio, un buon auspicio per future collaborazioni con l'industria del mobile.